Piano regionale rifiuti, al via la discussione. Agenda sulla migrazione, consiglio aperto. Lingua di genere, nasce una carta. L'8 marzo l'Assemblea regionale ha iniziato l'esame del Piano regionale rifiuti 2012-2020 e ha dato il via libera alla partecipazione della Regione Piemonte alla Fondazione Polo del Novecento, centro culturale con sede a Torino, coprogettato con Compagnia di San Paolo e Comune. Nel pomeriggio l'assessore alla sanità ha svolto una comunicazione sulla struttura per anziani non autosufficienti, la Consolata di Borgodale, dove sarebbero avvenuti abusi sugli ospiti. L'assessore ha annunciato che la regione si costituirà parte civile nel caso di rinvio a giudizio degli operatori. In chiusura sono stati approvati due documenti per il sostegno del turismo invernale e due sulla cessione di Versalis da parte di Eni. Il 9 marzo, infine, la Commissione Commercio, riunita in sede legislativa, ha approvato una proposta di legge al Parlamento per escludere i mercati rionali dall'applicazione della direttiva europea cosiddetta Bolkestein. In copertina! Raggiungere il 65% di raccolta differenziata in ogni ambito territoriale e il 50% del tasso di riciclaggio complessivo, oltre a una sensibile riduzione della produzione di rifiuti entro il 2020. Sono solo alcuni degli obiettivi del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione 2012-2020, la cui discussione è cominciata in Consiglio regionale martedì 8 marzo. Inserire nell'agenda politica il riconoscimento del ruolo degli enti locali e regionali nella gestione e nell'accoglienza dei profughi in termini di rappresentatività nei processi decisionali e di disponibilità di risorse finanziarie. Con questo obiettivo si è tenuto a Palazzo Lascaris un consiglio regionale aperto sulle indicazioni strategiche del Comitato delle Regioni a proposito dell'Agenda europea sulla migrazione. Alla seduta hanno partecipato rappresentanti di enti locali, sindacati e associazioni europeistiche. Una carta di intenti che recepisce i principi e i valori del linguaggio di genere e che si applicherà alle attività amministrative e di comunicazione del Consiglio regionale del Piemonte. Il documento, intitolato Io parlo e non discrimino, condiviso con la Giunta regionale, il Comune, la Città metropolitana e l'Università degli Studi di Torino, è stato presentato il giorno della Festa della Donna alla Cavallerizza Reale, con esperti ed amministratori.